Ciao amici, oggi ho ancora più nuova ricetta. Preparerò il riso e il pesce. Per prima cosa tolgo il sapo della prima pentola, poi aggiungo il riso. Questa è la scatola del riso. L'apriamo. Oh, guardate, c'è il riso. E mettiamolo nella pentola. Poi mettiamo la scatola a posto e il tappo della pentola. Apriamo il fuoco. Poi devo fare il pesce. Ho investito le scatole, vi ho detto. Questo è il pesce. Ecco, apro. Ne metto un secondo qui. Apro e prendo il gamberetto, perché si fa con il pesce. Poi il pesce. Aspetta che il pesce è un po' minello, perché non si vuole mangiare. Dai, esci. Ecco, sta uscendo piano piano, perché non lo sa ancora che lo stiamo per mangiare. Ecco, esci. È uscito. Invece ti mangiamo, pesce, perché tu sei troppo buono. E mettiamolo a posto. Poi il sale. Certo, il sale. Anche un po' d'olio. Opsi, ho fatto cadere per sbaglio. Metto un po' d'olio. Vedete questo segnale? Poi lo metto di nuovo nel mini frigo. Ecco. E chiudiamo, accendiamo il fuoco. Vediamo come sta il riso. Io credo che fosse buono. Mettiamolo in questo forno. Ecco, apriamo e lo mettiamo. Quanto saranno buoni! Il pesce. Lo mescolo un pochettino. Tu sarai mangiato, pesce. Ecco, ecco, fatto. Credo che sia morto adesso. Poi mettiamoci un pochettino più di questo qui, a volte non mi ricordo proprio il nome. Il sale, giusto? Tin! Oh, è pronto il riso. Mettiamo il tappo. È veloce, non facciamo scottare il riso. Apriamo e prendiamo. Oh, guardate qui, ha cambiato forma, che delizioso, sembra più buono. Così abbiamo finito il riso. Mettiamolo qui, però non è che ho fatto scottare. Poi torniamo al pesce. Apriamo e vediamo quanto è buono questo pesce che non vuole farsi mangiare, ma noi dobbiamo mangiarlo. Con il cucchiaio e mangiamolo. Sì, è proprio buona. Io non capisco. Manca un pizzico d'olio. Manca un pizzico d'olio. E anche un po' di sale, per sicurezza. Mescoliamolo. Questa è quella che si mescola le cose più adatte a lei.
per esempio il pesce, le uova e la carne. Solo con questa si mescola. Quanto sarà il cibo? Chiudiamolo per bene. Adesso mettiamola nel... Adesso tutto il cibo che abbiamo fatto mettiamolo nel piatto coso. Il riso, il pesce, mettiamolo da una parte, questo qui. Il pesce si prende anche con questa. Prendiamo il gambero pesce, si chiama. Poi prendiamo anche il pescione, perché è grande. Vedete com'è grande. Qui, che delizia. Adesso metto questa a posto e vi faccio vedere che delizia ho fatto. Abbiamo fatto. Oh, ma guardate che bello. Sembra proprio delizioso. Metto a posto. Allora, amici, spero che le mie puntate vi siano piaciute. Mettete mi piace. Ciao ciao.